La vicenda legata ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 per il sindaco Melucci. Siamo ancora a metà del budget previsto, i tempi stringono, ma la macchina organizzativa è partita ed è un fatto positivo. Tra l'altro, lo stesso Melucci ha avuto un incontro con il commissario straordinario per la realizzazione delle opere, che era stato designato dal governo Meloni, che poi ovviamente ha fatto esplodere le polemiche in ambito regionale. A oggi il Platfond ha autorizzato di 150 milioni di euro alla città di Taranto, ne verranno destinati almeno 87, nei quali è previsto che il soggetto attuatore resti lo stesso comune. Gli interventi ci saranno anche per lo stadio Iacovone, per una ex stazione e per un centro polivalente. Melucci confida nei poteri del commissario, che adesso ha tutti gli elementi, di poter procedere alle rimesse finanziarie ed alle singole gare. Ricordiamo che il CONI si era sfilato dal comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si è accesa anche una forte polemica con la Regione Puglia e il governo per la designazione del commissario. E quindi, come vedete, ancora tutto in divenire e vedremo se nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane ci saranno ulteriori elementi per far sì che questi giochi si possano finalmente svolgere.